ovviamente acqua naturale o frizzante. Acqua naturale. Naturale. Eccomi qua. Se qualcuno non se ne fosse accorto, il cameriere con gli occhiali sono io. Le quattro persone che sto servendo non sono persone qualsiasi. Due sono nostri complici. Gli altri due sono trafficanti di droga. Stanno trattando la compravendita di una grande quantità di cocaina. Io punto tanto sulla qualità. Prendiamo dal nostro amico chi viene da Amsterdam. Un chilo voi riuscite o no? O è troppo per voi? No, no, va bene. Che signor. Prezzo stiamo parlando? Prezzo che facciamo noi 30 euro. Siamo arrivati a sederci al tavolo con queste persone che trattano la cocaina e l'eroina a chili dopo mesi di lavoro. E ora vi raccontiamo come è andato. Abbiamo iniziato a frequentare questa banda di trafficanti marocchini attraverso un ragazzo che sta cercando di uscire dalla tossicodipendenza. Grazie a lui ci siamo infiltrati in molte piazze di spaccio che, abbiamo scoperto, sono tutte nei boschi intorno all'autostrada A7, quella che va da Milano a Genova. Qui siamo a Carrosio, in provincia di Alessandria, nel bel mezzo dell'Appennino Ligure. Un'infinita distesa di boschi dove è molto difficile orientarsi, ma fortunatamente il nostro amico conosce la posizione esatta dello spaccio. Fai la nera. Due. Fai sì. Un cliente sta comprando 2 grammi di nera, eroina. Poi mi fai 20 di bianca. E 20 euro di bianca, cocaina. Il pusher prima pesa la droga con un bilancino appoggiato sul mattone. Poi la mette in una pellicola. E mentre è intento a vendere, arriva il suo capo, Mimmo, uno degli uomini che avete visto al ristorante. Lui non si sporca le mani, ma è sempre in zona a controllare, perché a quanto pare quello è un posto strategico, ambito anche dalla concorrenza, e quindi va difeso. Mimmo ha tra le mani un coltello con una lama di circa 30 cm, un oggetto troppo grande per tagliare la droga, ma soprattutto ha con sé un'arma da fuoco. Bella, hai detto? Senza tuoi. Tira fuori una pistola semiautomatica con silenziatore. Non abbiamo a che fare quindi con un normale spacciatore di strada. Qui il giro deve essere ben più grosso. Comunque, comprate le cose, salutiamo tutti e ci mettiamo alla ricerca di altre piazze di spaccio. Basta fare pochi chilometri di autostrada ed eccone un'altra, sempre nascosta in zone boschive, posti isolati, praticamente impossibili da rintracciare. E un'altra banda, sempre di marocchini. Il pusher smercia e un guardia a spalle controlla la zona, fino a che arriva il nostro turno. A me mi fai una nera e 15 di bianca. Il ragazzo prende da 2 sacchetti per terra l'eroina e la cocaina che gli abbiamo chiesto, la taglia con le forbici e poi ce la mette nel celofan. Questo ragazzo sembra molto giovane, ma probabilmente è già un boss come Mimmo, perché anche lui è armato. È una calibro 9, simile a quelle usate da carabinieri e polizia, con 15 colpi nel caricatore. Non gli serve per difendersi dai clienti, che ovviamente sono innocui, ma da qualcun altro, qualcuno che gli potrebbe fregare piazza ai clienti, ma questo lo vediamo dopo. Grazie. Altro bosco e altra piazza di spaccio, nella zona di Serravalle Scrivia. Quando arriviamo, un cliente sta già comprando della bianca. Metto un pezzo di coppa. Prefetto ce l'ha. Ok, buon dai, dai. Naso. Lo spacciatore la prende dal sacchetto con una carta telefonica, ne pesa la quantità giusta e si fa dare i soldi. Anche qui, chi controlla questo posto lo fa con un'arma. Potrebbe essere una Beretta, sicuramente nuova, perché si vedono bene i numeri di matricola. Ci spostiamo ancora, andiamo a Voltaggio, in provincia di Alessandria, sempre in Piemonte. Per poter lavorare in zone così nascoste, i pusher lasciano tranquillamente ai clienti i loro cellulari. Così basta chiamarli, capire dove sono e ordinare la droga. Oh, ascolta un pochettino, sto per uscire dall'autostrada. Mi serviva allora uno nero e se poi mi fai 2 puntini di bianca. Di clienti qui non ce ne sono, anche perché è quasi buio. Stavolta però sono in 4 a guardarsi le spalle. E visto che la concorrenza è tanta, si informano dove abitualmente compriamo la roba. Ma dove andare a comprare la storia? Tutto dipende, dove c'è buona io voglio. E allora, da buon venditore cerca di fidelizzarci. Sono questa buona. Ok. Da diversi giorni stiamo andando su e giù per l'autostrada Milano-Genova, cercando di individuare tutte le piazze di spaccio. E ce ne sono davvero tante. Qui siamo a Pavia, in aperta campagna.
Si arriva in auto e si aspetta. Quando c'è movimento, in pochi minuti, qualcuno sbuca subito dal nulla. Sono sempre almeno in due. E uno dei due, in quasi tutti i posti dove siamo stati, è armato. In questo caso, con un grosso coltello da cucina. Si avvicinano all'auto e preparano la dose di droga che impacchettano col cellophane. Consegnata la merce a lui, ne arriva subito un altro. E l'operazione si ripete. Richiesta, pesata, pagamento. È un supermercato e quando ci avviciniamo, ascoltando il dialogo nella macchina, scopriamo che gli affari vanno benissimo. Sei che è rimasto senza niente oggi? No, ce l'ho almeno 2 grammi o 3 grammi. Quanti clienti oggi? Erano 50 grammi questa mattina, non ce l'ho più. 50 grammi di coca sono circa 2500 euro, guadagnati in un paio d'ore di spaccio. E i clienti non mancano, anzi, si preoccupano di trovarlo lì, il giorno dopo, puntuale. Siamo domani dopo le strade, raccomando. Ora tocca a noi, saliamo, paghiamo e via. Con la tecnica delle telefonate ai pusher. Ehi, ciao, com'è? Tutto bene? Ok, guarda, un minuto e arrivo. Si può anche arrivare alla droga senza andare in quei posti assurdi. Guardate, arriva una macchina, scendiamo a parlare e ci dicono di seguirli. Facciami dire il posto, dai. Ah, ti veniamo dietro? Gli andiamo dietro per circa 1 chilometro, fino a che l'auto rallenta e scende un ragazzo. La macchina poi si allontana. Quello sceso fa lo scambio. Ciao, caro, scusa? Tieni, figurati. Poi sparisce nella boscaglia. Altra telefonata. E dalla nebbia sbuca un altro ragazzo che di corsa consegna, prende i soldi e tanti saluti. Cambiamo strada e percorriamo una provinciale nella zona di Novi Ligure. Qui non c'è neanche bisogno di telefonare. È sufficiente rallentare l'auto per far capire che siamo clienti e il pusher è già pronto a venderci la roba. Tutto bene? Ciao. Ciao. Ora, di spacciatori ne abbiamo visti parecchi e sappiamo i posti dove vendono. Il territorio sembra ben diviso in zone, come se volessero evitare di pestarsi i piedi. Ma il fatto che molti di loro siano armati di coltelli e armi da fuoco ci fa pensare che in realtà sia in atto una specie di guerra per accaparrarsi clienti e territorio. E per capirne di più, abbiamo deciso di piazzare nel bosco dove si muove la banda di Mimmo, il primo trafficante da cui siamo andati, microcamere e microfoni, in modo da sentire e vedere quello che succede quando non ci sono i clienti. Ma il bosco è grande. Non è semplice, eh? Sono 1000 nascondigli. Andiamo lì di mattina molto presto, un'ora in cui nessun cliente si presenterebbe mai a comprare, per cui non dovrebbero esserci neanche loro. Conosciamo più o meno la zona in cui si muovono, ma per sapere esattamente dove mettere le camere, abbiamo deciso di farci aiutare da lei, One, un bellissimo pastore svizzero addestrato a trovare la droga, che in pochi minuti ci dà il primo indizio. Eccola, fermo, 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 eccolo qua. Che cazzo è questa roba qua? È uno zainetto. Eroina, eh? In un marsupio sotterrato in celofanato troviamo dell'eroina. Questa potrebbe essere una piazza di spaccio, per cui ci mettiamo una microcamera. Intanto, il cane, la nostra aiutante ha trovato un altro posto, poco più in là. C'è, eccolo. Bravone, brava, guarda qua, è un baratto, con questo ci fa tutte le dosi, quando le vendono strappano un pezzo, mettono la roba dentro, trac, chiudono e danno. Ogni volta che troviamo una zona possibile di spaccio, ci lasciamo una camerina e rimettiamo a posto. Brava, brava Ciccia, bravissima. Aspetta, via, aspetta, eccola qua. Abbiamo lasciato le microcamere in 3 diversi punti di questo bosco e uno l'abbiamo azzeccato. Infatti, quando 2 giorni dopo siamo tornati a riprenderle, ecco cosa abbiamo trovato. Quelli che vedete sono i ragazzi di Mimmo. Lui, il capo, arriva poco dopo. Niente clienti. E dai loro discorsi capiamo che la colpa è di qualcuno che si è messo in mezzo ai loro traffici. Gli zingari sarebbero i concorrenti e Mimmo è disposto a tutto pur di salvaguardare i suoi affari. Mimmo ha in mano un fucile a canna sovrapposta che era nascosto nel terreno lì vicino. Ciao,
فهمتي حنا ما غنحطوش انا بغيت غير وجود نشد حيت الصباري عليه فمك Sembra di essere in un film americano di guerra e trabande, ma questa non è finzione, è realtà. È evidente che siamo capitati in mezzo a trafficanti pericolosi, con un giro d'affari che come minimo si aggira sui 2-3 mila euro al giorno. Sono armati e disposti a tutto. Ci manca però ancora una cosa da capire: che quantità di droga hanno tra le mani? Grammi? Chili? Decine di chili? E da dove arriva? Per quanto pericoloso, abbiamo deciso di scoprirlo. E per farlo ci fingeremo compratori, usando come tramite il ragazzo che ci ha aiutato fin dall'inizio. Lui fa sapere a Mimmo che c'è una persona interessata a entrare nel giro, una persona molto facoltosa. Italiano, tedesco? È ecuadoregno, mi sa, ha un'azienda, è lui che mette i soldi. Abboccato. Allora organizziamo una cena in un ristorante di Milano, durante la quale io sarò uno dei camerieri. Prima di Mimmo entra un uomo che non abbiamo mai visto prima, quello col giubbotto chiaro. Ciao, piacere. Ciao. Piacere, Pedro. Pedro, sedetevi ragazzi. Sono interessato a prendere una quantità. Io lavoro tanto sulla qualità. Non so voi cosa avete da offrire. Prendiamo dal nostro amico che viene da Amsterdam, capito? Da Amsterdam? Olanda, sì. Sudamericana? Sì, sì, ma loro parte da Brasile, di quelle parti là. Che quantità? Stiamo parlando che di un chilo voi riuscite o no? O è troppo per voi? No, no, mi dividere un giorno prima. Siamo d'accordo, anche domani c'è. La merce dicono di averla con disponibilità immediata e della quantità che vogliamo. Che sì. Prezzo stiamo parlando? Lo facciamo noi 38. Poi dovrai provare, se non mi pura. Prima, guarda. 38.000 euro al chilo di cocaina. Da assaggiare prima, ovviamente, perché è così che si fa. Lo sanno bene. Del resto, sono nel narcotraffico da anni. Al fratello di lui del 2002. Quanti ne ho? 28. L'uomo che sta trattando la compravendita di un chilo di cocaina è molto giovane, ma ha già un passato in carcere. Ho fatto il carcere io a Cetavichi, a Roma, io. Ed è lì, in carcere, che è entrato nel giro. Sono stati i brasiliani con me che hanno fatto trasporti dal Brasile qua a Roma. Hanno comprato 8 chili per 4.000 euro il chilo. Andando avanti a parlare, ci accorgiamo che queste persone sembrano veramente avere un traffico enorme. E la stima che avevamo fatto prima, di 2 o 3 mila euro al giorno, era sbagliata di molto. Io lavoro un chilo a settimana, così vendiamo 12.000 euro al giorno. A questo punto è Mimmo a prendere la parola e ci fa una proposta. Se qualcuno c'è un prete, c'è un grande, posso trovarlo, ma perché? Faccio un grande Spagna. Spagna Italia? Ah, sì. Te lo trovo. Ma se tu conosci, diciamo, un ragazzo, sì, che fa un viaggio di 5 chili, sì, se lui prende 7.000 euro, 8.000 euro per viaggio? Per un viaggio 7.000 euro, cosa vuoi? Evidentemente in questo momento gli manca un corriere, e se c'è da guadagnarci tutti, ci si può aiutare a vicenda. Tu facevi 2.000 euro al giorno e tutti i soldi in Marocco, però qua no. Guadagni, diciamo, 3.000 euro, vieni a sfondire. Questi 3.000 euro vieni a sfondire. Sì. Dopo tieni tu un sacco di soldi. Sì, tu hai avuto un problema qua, subito ti scappi il tuo paese. I soldi qua non li spendono e non li mandano in Marocco, ma li nascondono fino a quando non avranno deciso di averne abbastanza o non ci sarà qualche problema risolvibile solo con la fuga. Il fratello di Mimmo, per esempio, che rischiava di essere arrestato, ora è tornato a casa. E sapete con quanto? Ma lui ha lavorato un anno e adesso c'è quasi 400.000 euro derivanti da un anno di spaccio di eroina e cocaina. Salute. Questi affari. La cena ora è finita, quindi brindiamo agli affari. O almeno questo è ciò che pensano loro. Infatti, di tutto quello che abbiamo visto e sentito, abbiamo informato le forze dell'ordine, che dopo qualche mese di indagine hanno fermato Mimmo e la sua banda.